Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi nuovo video in collaborazione con Elbits. È il secondo tutorial, quindi oggi saluteremo Elbits. Io colgo l'occasione, lo sentirete anche nel tutorial, ma veramente ci tengo a ringraziarli per aver collaborato con me. È stato veramente un piacere sponsorizzare i loro prodotti che mi sono piaciuti tantissimo e sono contenta davvero di averli fatti scoprire a voi. Tra l'altro, vi invito ad andare a visionare il loro sito e vi lascerò tutto quanto scritto sia nelle info box ma anche qua sopra in sovrimpressione, anche perché Elbits ha riservato per voi uno sconto del 3% sui vostri acquisti senza nessun minimo di spesa. Quindi potete anche acquistare pochi prodotti giusto per provare e dedicarvi a questo meraviglioso hobby senza dover spendere chissà che cosa, e in più potrete usufruire del loro sconto del 3%. Il codice ve lo lascerò sia nelle info box ma anche qua sempre in sovrimpressione. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questa collana, che è un po' lunga quindi non si vede bene. Ve la faccio vedere, casomai vi lascio una clip, perché così con la luce sparata sopra rischio solo di accecarvi. Si tratta di una collana realizzata con un cordoncino in similpelle. I ciondoli che avevate visto già nell'unboxing, quelli che vi erano piaciuti tanto, ovviamente a forma di cuore, come potete vedere. Poi ho realizzato una piccola scritta con la tecnica wire. Io ho scelto la parola love, ma chiaramente si può scegliere qualunque tipo di parola. Io penso che prossimamente ne farò un'altra di collana utilizzando l'altro cordoncino che avevate visto sempre nel video dello spacchettamento. Se vi ricordate, era di un color blu, verde Tiffany più o meno. Finirlo, ma ve lo farò rivedere. E volevo appunto realizzare un'altra collana, questa volta con la scritta Life. Ci stavo pensando giusto prima, magari cambierò giusto qualcosina per farlo un po' diversa da questa, e se vi fa piacere vi farò vedere anche quella realizzazione. Quindi io adesso vi lascio comunque al tutorial. Vi invito però prima ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdere nessun altro video di quelli che pubblicherò, se vorrete sostenere il mio canale, a lasciare un like e un commento qua sotto. Non mi resta altro che lasciarvi al tutorial di questa collana. Ciao! Andiamo ora a vedere quale materiale ci servirà per realizzare questa creazione. Per prima cosa, vado a prendere i pendenti a forma di cuore che vi avevo fatto vedere nell'unboxing, che andremo a decorare. Il filo di rame da 1 mm di spessore che ci servirà proprio per la decorazione, e poi il filo di alluminio argentato da 0,60 mm, il cordoncino in similpelle color rosso, i cabochon che vi avevo già fatto vedere sempre nel video unboxing che abbiamo utilizzato nel precedente tutorial. Vi farò poi vedere un nuovo attrezzo, che è questa pinza speciale che permette di forare il metallo. Allora, andiamo per prima cosa a tagliare il nostro filo di rame da 1 mm, perché dovrò realizzare una scritta in wire e precisamente voglio scrivere la parola love. A questo punto decido dove posizionare sul nostro cuore la nostra scritta, e una volta che identifico il punto giusto, il punto che mi piace, dobbiamo andare
forare per poter agganciare la scritta al pendente e quindi andremo ad utilizzare la pinza che vi ho fatto vedere prima. Quindi tenendo la scritta ferma per avere un punto di riferimento andremo a fare questi due fori e poi utilizzeremo il filo argentato per andare ad ancorare la scritta al pendente. Una volta effettuati i fori, vado con il filo argentato ad ancorare la scritta al pendente. Decido di andare a rendere ancora più particolare la nostra creazione con l'applicazione di due punti luce, sempre gli stessi cabochon utilizzati nella realizzazione precedente dell'altro tutorial, e decido di andare a mettere un punto luce qua in alto e uno qua in basso. Per attaccarli utilizzerò la colla a caldo. Vado poi a prendere un anellino da infilare nel foro del nostro pendente e poi andrò ad utilizzare un gancio per pendenti nel quale a sua volta andare ad infilare i nostri due fili di similpelle, perché in questo modo la creazione sarà sicuramente più gradevole. Vado quindi a scegliere una chiusura per cordoncini che sia adatta al diametro dei nostri fili e li vado poi ad attaccare sempre con della colla a caldo, ma eventualmente si può usare anche della colla attaccatutto. Infine, ovviamente, vado a concludere con la chiusura, con un semplice moschettone.
Ecco, la nostra collana è completata. Io la trovo veramente molto molto carina, casual, mi piace veramente tanto e devo dire che anche questi materiali di Elbitz mi sono piaciuti molto e ringrazio, ne approfitto per ringraziare un'altra volta per questa collaborazione, spero che ce ne siano delle altre perché apprezzo molto il loro materiale. Infatti vi ricordo che praticamente quasi tutto, tranne, scusate, c'è un pezzettino di colla e la vedo e non riesco, la maggior parte di questo materiale mi è arrivato tutto da Elbitz, quindi anche questo ciondolo, il filo, i cabochon e anche il cordoncino, tutto da Elbitz. E quindi li ringrazio veramente tanto per avermi scelta per la loro collaborazione. Vi invito a guardare sempre il loro sito, che sicuramente ad inizio video vi ho lasciato in sovraimpressione, e io ringrazio voi per aver seguito questo tutorial. Spero di avervi dato come sempre uno spunto per realizzare anche voi qualcosa di creativo. Rimango sempre a vostra disposizione se avete delle domande da farmi o se vi piacerebbe vedere un altro tipo di video creativo, qualche creazione particolare, chiedetemelo pure qua sotto nei commenti e io sarò felice di ascoltarvi e anche di prendere delle idee, perché no, d'altronde se il mio canale esiste è grazie a tutti voi. Quindi io vi do appuntamento al prossimo video e intanto vi mando un bacione. Ciao!